Voi, abitanti di Lesbo, dimostrate che in queste terre, culla di civiltà, pulsa ancora il cuore di un'umanità che sa riconoscere prima di tutto il fratello e la sorella. Un'umanità che vuole costruire ponti e rifugge dall'illusione di innalzare recinti per sentirsi più sicura. Infatti, le barriere creano divisione anziché aiutare il vero progresso dei popoli. E le divisioni, prima o poi, provocano scontri. Nelle poche ore trascorse a Lesbo, Papa Francesco non ha mancato di incontrare la cittadinanza e la comunità cattolica, uomini e donne che hanno saputo tenere aperti i cuori e le porte, condividendo il poco a loro disposizione con quanti sono privi di tutto. Al porto dell'isola greca, divenuto approdo per tanti migranti in cerca di pace e di dignità, il Pontefice ha ringraziato quanti, istituzioni, volontari, associazioni, hanno risposto con generosità a questa emergenza senza precedenti e ha rinnovato un accorato appello alla responsabilità e alla solidarietà. Le preoccupazioni delle istituzioni e della gente qui in Grecia, come in altri paesi d'Europa, ha detto, sono comprensibili e legittime, tuttavia non bisogna mai dimenticare che i migranti, prima di essere in numeri, sono persone, sono volti, nomi, storie. L'Europa è la patria dei diritti umani e chiunque metta piede in terra europea dovrebbe poterlo sperimentare. Ricordando quanti hanno perso la vita in mare, soprattutto i bambini, vittime di viaggi disumani e sottoposti alle angherie di Billy Aguzzini, Papa Bergoglio ha rimarcato che occorre lavorare per rimuovere le cause di questa drammatica realtà, anzitutto costruendo la pace laddove la guerra ha portato distruzione e morte e impedendo che questo cancro si diffonda altrove. Per questo, ha proseguito, bisogna contrastare con fermezza la proliferazione, il traffico delle armi e le loro trame spesso occulte. Insieme con il Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo e l'Arcivescovo di Atene di tutta la Grecia Hieronymus, Papa Francesco ha auspicato che questa sfida epocale diventi occasione non di scontro ma di crescita della civiltà dell'amore, perché solo chi serve con amore costruisce la pace. Dal presidio della Guardia Costiera i tre leader religiosi hanno poi gettato in mare tre corone di alloro, levando una preghiera per quanti in quelle acque hanno visto naufragare ogni sogno per un futuro migliore. Dio di misericordia e Padre di tutti, destaci dal sonno dell'indifferenza. Apri i nostri occhi alle loro sofferenze e liberaci dall'insensibilità, frutto del benessere mondano e del ripiegamento su se stessi.